Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta ed il procedimento per realizzare questa golosissima ciambella. Sono stata ispirata da una ricetta del libro di Benedetta Rossi, fatto in casa da Benedetta. Il ciambellone senza latte né burro. Seguo qui su YouTube Benedetta e il suo canale da anni e quando è uscito il suo libro l'ho subito comprato. Sfogliandolo ho trovato tante ricette che mi hanno ispirata e questa è la prima che ho voluto ovviamente personalizzare. Gli ingredienti della versione originale sono 4 uova, 300 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 ml di olio di semi di girasole, 200 ml di acqua, una bustina di lievito vanigliato, 2 cucchiai di cacao amaro. Mentre i miei ingredienti sono 4 uova intere, 300 g di farina, le semole d'autore per torte, 200 g di zucchero di canna, 200 g di olio di semi, 200 g di acqua, una bustina di lievito, una fiala di aroma alla vaniglia, 100 g di cioccolato da fondere e marshmallow quanto basta. Il procedimento è semplicissimo, segue le indicazioni descritte sul libro di Benedetta. In una ciotola capiente inizio a montare le uova intere, aggiungendo pian piano lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Alla farina aggiungo il lievito vanigliato e lo incorporo al mio composto. Continuo a frullare sempre con le fruste elettriche. Verso ora il mio composto, una parte del mio composto, in una ciotola a cui andrò ad aggiungere il cioccolato fuso. Una volta ottenuti il composto bianco e quello nero, prendo la mia teglia che è stata già imburrata e infarinata e riverso alternando i due composti, un po' di quello bianco e un po' di quello nero. Ricopro ancora con quello bianco e continuo a versare quello nero. Non faccio più niente, in forno già caldo a 175-180 gradi circa per una trentina di minuti. Ovviamente il tutto varia da forno a forno, voi regolatevi con il vostro forno. Trascorso il tempo di cottura, sforno la mia ciambella, la appoggio su una gratella e la cospargo con il marshmallow. La rinforno per pochi minuti, accendo soltanto il grill in modo che i marshmallow cominciano a fondersi e a colorarsi leggermente. Vedete, diventeranno bruni. Thank you.
Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!